Ciao, scusatemi perché da un botto che non faccio il secondo episodio di Trasformo la ruggine in oro, nonostante sia una serie che ho visto vi è piaciuta abbastanza. Allora, non avevo venduto lo scarico e quindi non c'era il budget per continuare. Ma l'altro giorno mi è capitata una cosa assurda. Oltre ad aver venduto lo scarico a 120 euro ed aver quindi guadagnato 60 euro, hanno messo in vendita uno zip a 50 euro. Quindi quello che ho fatto è stato semplicemente muovermi, trovare un furgone, partire, andare a caricarlo ed eccoci qua con lo zip sotto a questo telo. È stato fatto lo sgancio della targa e quindi ora ho un mezzo che eventualmente quando andrò a venderlo non ci sarà nessun problema, ovvero sarà come vendere uno scooter a targa piccola, bisognerà rifare il libretto a prescindere. 50 euro e ho uno zip. Come mai costava così poco? Semplicissimo, mancavano un sacco di pezzi. A me non spaventa neanche un po' questa cosa. È ovvio che comunque sopra ci dovrò investire ancora un po' di budget, ma sono sicuro che il ricavo sarà almeno del doppio. L'investimento comunque io l'ho già fatto e qua su questo tavolo ci sono tutti i pezzi che ho comprato, ma ve ne parlerò sicuramente più avanti in questo video. Qua c'è ancora il prezzo che aveva pagato il precedente proprietario, ovvero 35 euro, e le condizioni sono pressoché nuove. È perfetto. Le carene sono anch'esse perfette, basterà solamente lucidarle, credo. Qua manca il carburatore e il filtro, ma li troveremo. Niente, nel complesso le condizioni generali sono queste qui. Oggi è il primo giorno nella quale perderò un po' di tempo a vedere quali sono i pezzi che mancano allo scooter. Ti danno una lista completa di tutto ciò che manca, saprò quanto potrò spendere sul mezzo, anche se la mia idea è di spendere al massimo 200 euro. Quindi 200 euro più 50 di acquisto potrebbero portarci a un buon guadagno. Anche perché la quotazione di Zip nell'ultimo periodo è salita di un po'. Non è uno Zip SP, lo so, non vale quei soldi, però sono sicuro che riuscirò a guadagnarci più di quello che investirò sopra. Devo dire che comunque nel complesso il mezzo è messo molto bene. Probabilmente nel motore ci sarà qualche sorpresina, anche perché non ho potuto vederlo e il proprietario mi ha fatto firmare un documento nel quale scrivevo che l'oggetto era non funzionante, anche se me ne ero accorto perché mancava praticamente tutto. Comunque mal che vada, smembreremo tutti i pezzi e li venderemo a parte. Spero che ciò non accada perché voglio rimetterlo in sesto. Abbiamo creato la lista dei pezzi che mancano. Allora, sostanzialmente non sono moltissimi, però so che i pezzi per lo zip non ve li regalano. Quindi l'unico modo per fare un lavoro perfetto spendendo una sega è solo uno: robori. Comprare pezzi regalati o veramente messi male, per poi restaurarli e farli tornare nuovi. Alcuni li ho già trovati, vi dico la verità. Spoiler solamente che la sella l'ho trovata già per 30 euro. E sta arrivando un buon affare, contando che anche le chiavi non è perfettamente pulita, ma quello non sarà un problema. Quello che manca comunque è sella, fascioni laterali, carburatore, pedana, controscudo, cupolino, controcupolino, stop posteriore, alcune viti del carter, cavo del contachilometri e il cavo dell'acceleratore. Il resto c'è tutto. Comunque cambierò anche i tubi della benzina perché non lasceremo sicuramente quelli marci e duri di 300 anni fa sopra. Direi subito di non perdere altro tempo e di metterci subito al lavoro, grattando il telaio e rimuovendo la ruggine che si è formata sopra. Soprattutto aprendo il copricarter e vedendo che sorprese ci sono all'interno. Sì, anche il motore. Oh cacchio, ci sono viti diverse. Ovviamente cade la rondella. Vediamo cosa c'è qua sotto. Sporchino. Anche il copricarter sembra messo molto bene, quindi sono stracontento perché non devo verniciare. Questi sono soldi in meno da investire. Quindi ora do una pulita al copricarter per vedere realmente quali sono le sue condizioni. Speriamo di trovare qualcosa di bello, ovviamente. Niente. Allora, sto prendendo il variatore per vedere le condizioni dei rulli e non capisco perché si è inondato di grasso. Cioè qua c'è grasso ovunque, cavolo. Comunque qua dentro c'è talmente tanto grasso che non riesco a togliere i rulli perché si sono saldati col grasso. Non so se faccia ridere o no. Qualcosa mi dice che questa cinghia è da sostituire. Trasmissione completamente rivista e abbiamo scoperto che praticamente la cinghia è da cambiare. Coperchio carter ripulito. Anche internamente, visto che faceva schifo, ho pulito tutto, ho lucidato il perno e pitturato la pedivella. Vediamo se la batteria c'è. No, non c'è. Cazzo. Ora che tutto quanto è pulito possiamo vedere eventuali perdite dei paraoli e dai coperchi degli ingranaggi. Beh, diciamo che comunque la pulizia fa veramente tanto. Qua bisogna ancora pulire tutto il blocco. Ragazzi, mi sono arrivati i nuovi pezzi dello zip, cioè in realtà non sono assolutamente nuovi, e ho comprato un botto di roba usata che un tipo stava svendendo. Fascioni, carburatore, copricandela, parafanghino posteriore, carburatore, scatola filtro, manicotto filtro, pedana, cupolino contro cupolino, con strumentazione a solo 50 euro. Quindi è stato tipo una miniera d'oro. Però c'è un piccolo problema. Il problema è che i pezzi sono usati e quindi non sono perfetti. Questo fascione laterale, ad esempio, è tutto grattato. Non mi spaventa perché io lo gratterò. Il problema vero è che ho comprato un controscudo nuovo,
Ma come potete vedere, i colori non combaciano. Quindi neanche la pedana combacerà, perché avrà probabilmente un colore diverso. A questo punto farò una cosa che non ho mai fatto. Voglio 100 litri di questo sgrassatore. Cioè, io non ho fatto praticamente nulla. Ed era marcio. Ora qua posso spianare e non si vedrà più nulla. Sono passate esattamente 24 ore, il pezzo si è asciugato al meglio, il risultato è incredibile. Se pensate, siamo partiti da una base come questa, con tutti i graffi e tutto ciò che concerne un incidente, perché è palese che chi avesse queste carene si fosse schiantato, e siamo riusciti ad aggiungere un risultato incredibile. Assurdo, ma questi due fascioni sono gli stessi, solo che uno è stato trattato, l'altro no. Tauro, vi dicevo, ci siamo presi questo, che ha qualche attacco rotto, ma non sarà un problema. Il contachilometri che però ce l'ho già, quindi lo rivenderemo e saranno soldi extra. Se prima era qualche attacco rotto, ora probabilmente ci saranno altri attacchi rotti. Questo ce l'avevo già, ma non mi serve. Queste sono le mie manopole che monteremo sullo scooter. Bilancieri oro che ho trovato in giro per casa. E ragazzi, pezzo forte, scatola filtro che costa un'eresia. Ho visto prezzi che si aggirano intorno ai 70 euro. La gente sta male. Ma ha un piccolo difetto, ovvero questo qua. Ma andiamo a vedere cosa si cela sotto il cilindro, che non ho ancora smontato. Leggermente stretta. Girava leggermente grasso. Questo era il copricilindro che c'era e non mi piace neanche un po', perché qua sta su tutto quanto per miracolo. È tutto quanto bruciato e le sedi delle viti non esistono più. Quindi metteremo questo, gli daremo una pulita, perché queste sedi sono integre. Ci aspetta una piccola spaccatura qua, che però non sarà sicuramente niente di grave. Non è che sia proprio granché messo, tutto riato. Quando ho comprato lo Zip, il proprietario mi ha detto che quest'ultimo aveva dei problemi di accensione e che secondo lui sarebbero potuti essere dovuti alla carburazione o a che cazzo ne so. Grazie al cazzo che non si accende. Se ci metti la sabbia nel serbatoio, come vuoi che vada a finire? Qua c'è uno schifo atomico. E il cilindro è un nuovo pezzo da aggiungere alla lista delle spese. Vi lascio questo prodotto in descrizione perché fa paura. Ma comunque la situazione ora è molto meglio. Vediamo un attimo cosa c'è qui dentro. Pacco lamellare che è perfetto perché contro luce non c'è un luce. Diamo una lucidatina al contachilometri. Si vedono gli oleogrammi. A voi che ve ne pare. Ci voleva proprio. È solamente un fattore di pulizia, ma se il blocco è perfettamente a posto, posso capire se ci sono eventuali perdite. Se solo potesse parlare, quante bestemmie tirerebbe. Reinseriamo la vite dell'olio dei rapporti, che ha tutto un altro aspetto. Quanto olio ci vada, non lo so. Però, se voi controllate continuamente con l'astina, vedete quando arriva a livello. E in più, a lato del carter c'è un foro. Quel foro serve per spurgare l'olio in eccesso. Ripristiniamo il controcupolino, che non è che sia messo malissimo, però il colore non corrisponde a quello delle altre plastiche, quindi lo facciamo tornare uguale alle altre, da così a così. Prima di entrare in casa c'è una cosa che devo fare assolutamente, e fra l'altro la sto rimandando da tipo 2 mesi. Siamo a gennaio e lo scooter ce l'ho da ottobre. Ah, non sono 2 mesi. È giunta l'ora di fermare e convertire la ruggine. Questo video non è sponsorizzato da loro, è veramente una bomba e vi consiglio di provarlo nel caso vi serva, insieme agli sverniciatori e tutta quella roba là. Poi scrivetemi in direct su Instagram come vi trovate. Aspettiamo 24 ore. Visto che è prevista pioggia per questa sera, lo mettiamo al riparo. Non ho voglia che si bagni. Ok. Troppo forte. Perfetto, ora si può lavorare in casa. Bene, la ruggine è sparita. Quello che sto per fare è la cosa più spartana che abbia mai fatto probabilmente, ma... Perché tengo le bombolette che sono vuote? Bene, alla fine ho rifatto tutto quanto. Ma che cazzo? Nel frattempo vi dico un po' una chicca. Mi sono comprato questo cilindro senza la testa, che è praticamente l'originale, e l'ho pagato 17. Voi vi starete chiedendo, perché 17 euro? Ma è proprio così tanto uno schifo? No, però cos'è successo? Visto l'imballo precario, si è spaccata una piccola flangetta di raffreddamento. Ora, questa
non farà sì che cambi il modo in cui l'aria raffredda il cilindro. Quindi sono sceso a un compromesso con il venditore e l'ho pagato la metà del prezzo. Top business. Abbastanza bene. Pistone montato. Ok. Eppure la testa. Gruppo cilindro sistemato. E che è giunta l'ora di montare il cavo del freno, perché non c'è. È proprio nuovo. Creiamo un attimo la nuova spugna filtro. Vecchia, nuova, posizionata nella scatola filtro. Tiriamo via tutte le viti del carter, perché come vi avevo fatto vedere erano diverse tutte quante e non va bene. Che poi, ora che ci penso, erano solamente 6. Nuove. Montiamo la cinghia nuova. Stretto tutto quanto. Chiudiamo tutto. Voilà. Bene, per oggi abbiamo fatto un bel po' di robe. Ciao.